Ciao amici del canale, ciao! Ciao! Ciao Penny, saluta! Saluta amici! Allora, oggi racconto una bella storiella che mi è successa stanotte con questa nostra amichetta qui. Lei, abitualmente la notte, io cerco di farla dormire nel kennel. E cosa che ha fatto nelle nottate precedenti. E diciamo su due nottate su tre è andata bene, nel senso che ha pianto poco, si è lamentata poco. Poi stanotte è successo che io sono andato a letto verso le 10:30, molto presto. Diciamo che quando vado a letto gli faccio un inganno, perché per non farla svegliare, lei probabilmente già sta in cuccia dormendo, io lascio, infatti mo è stanca morta, vedi, poi ti spiego perché. Lascio ovviamente tutto acceso, la televisione, la musica, la luce, ovviamente abbasso tutti i volumi lentamente dalla camera da letto col telefonino, insomma faccio tutto un lavoro affinché quando spengo tutto lei non si accorta che io sono andato a letto, non c'è nessun cambio repentino di scena, ecco. Ieri ho fatto la stessa cosa, verso mezzanotte, quindi un'oretta e mezza dopo ho incominciato a sentirla che piagnucolava e ha piagnucolato per 10 minuti, sentivo i rumori del kennel, della rete, con i denti che faceva, e poi a un certo punto stop, non sentivo più niente, dico vabbè, si sarà più addormentata. E invece la signorina ha trovato il modo di aprire il kennel, è uscita, è stata tutta la notte in giro per casa a fare pipì, popò, pupù, a mangiarmi i cavi, a muovere tutto, e quindi per quello non la sentivo, perché lei in realtà era impegnata in tutt'altro, e infatti mo è stanca morta perché lei non ha dormito tutta la notte, vero Penny? Vero? Niente, proprio quasi sta a fare la dormita, ecco, quindi che dire, attenzione se volete farli dormire nel kennel, perché lo aprono, non so come, forse l'ho chiuso male io ieri sera, non lo so, ma è riuscita comunque sia ad aprirlo. Adesso siamo qui a fare una bella passeggiata e ci godiamo un pochino la giornata. Devo dire che è stata brava, perché comunque le popò e pipì le ha fatte tutte sulle traversine, tranne una popò che ha fatto in un'altra parte. E vabbè, questo succede. Ciao, ciao amici del canale. Qua mi piace più questo o il mio cordino paracord qua? Guarda un po'. Questo qua non sta qua. E una cosa che mi viene da pensare è che il fatto che lei pianga quando resta nel kennel la notte, che sta da sola, non è solo per motivi di solitudine, diciamo, perché si sentiva un pochino abbandonata, magari non c'è tanto sonno perché ha dormito durante il giorno come fa adesso, e c'è anche il fatto delle insomma dei bisogni che deve, a un certo punto deve fare, insomma, quando lei mangia la sera poi fa dei bisognini e poi sta 5-6 ore, anche 7 volendo, senza farne, magari a un certo punto ha la necessità di andare di corpo e questo gli è impedito perché il kennel è chiuso. Quindi adesso non so se la strategia può essere quella di lasciare il kennel aperto in maniera tale che lei può uscire, fare i bisognini sulle traversine e poi rientrare in cuccia, cosa che non ha potuto fare stanotte ed è stata sempre in giro a fare i danni. Vero Penny? Che mi ha mangiato tutti i cavi. Vero? Vero amore? Dai. Qua, seduta, no,
seduta.